Siamo in Piazza Liberazione a Magenta con Valentina e Andrea Parmigiani, autori adesso di un nuovo libro, Alpen Rose, che è un romanzo rosa. Alpen Rose è un romanzo rosa, il nostro primo rosa dopo due gialli, e era da tanto che volevamo cimentarci nella scrittura di un rosa e abbiamo scelto di dedicare i proventi derivanti dalla vendita di questo libro alla casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano, perché con il lockdown dello scorso marzo sono aumentate in maniera esponenziale le violenze sulle donne e colpiscono anche i minori. E quindi volevamo intervenire per fare qualcosa, per dire no alla violenza e per trasmettere anche un messaggio forte che uniti si possa fare la differenza. Alpen Rose è un romanzo molto brioso, c'è tanto humor, ironia, ma anche tanta realtà, perché la protagonista è la classica ragazza della porta accanto. Esatto, e la vicenda si snoda in una giornata. Durante questa giornata la ragazza avrà un percorso di crescita che la porterà a essere più decisa, più consapevole dei propri mezzi. La timida impacciata diventerà una donna concreta, vera. Questo percorso lo potrà fare grazie alla presenza degli amici, del gatto, di tante persone che l'aiuteranno, ma anche tante persone cercando di ostacolarla. Un po' la vita di tutti i giorni che ci troviamo ad affrontare, ecco. Benissimo, quindi Valentina e Andrea adesso vi imponete ormai come scrittori, perché il primo romanzo era un giallo, già ha avuto un buon successo da quello che abbiamo saputo. E adesso cambiate genere, si può dire, e comunque un romanzo che vuole porre l'attenzione anche su una tematica importante come quella delle violenze sulle donne. Purtroppo la cronaca ci mette di fronte a casi purtroppo tragici a volte. Benissimo che ci sia qualcuno che pone l'attenzione su queste tematiche. Va bene, grazie Grazie a mille. Il te, romanzo, ricordiamo, è in distribuzione, già in vendita su Amazon. Su Amazon. Perché? Vai, ho fatto questa scelta perché le case editrici hanno tempi molto lunghi, siccome in questi periodi ci sono tutte queste difficoltà per le donne, abbiamo deciso di metterlo su Amazon per essere più vicini il prima possibile alle donne in difficoltà. Benissimo, grazie mille. Grazie a te, a presto.